Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Brevemente voglio esprimere, da vecchio elettore del centrodestra, tutto il mio disagio, disappunto, delusione per quello che sta succedendo. Sinceramente c'è poco da dire, c'è una legge, se i miei, diciamo, quelli per cui avrei votato, hanno fatto tardi, hanno sbagliato, si arrangino pure, mi dispiace, 10 milioni di elettori che non sono rappresentati, sinceramente non vale la pena essere rappresentati da questa gente. Ma poi non è vero, non è vero che 10 milioni di elettori non sono rappresentati, chi l'ha detto? La Santa Anche? Sono molti di meno, sicuramente, sono i numeri che si fanno, so che sono molti di meno in realtà, sono molti, molti, forse neanche la decima parte, però voglio dire, essere rappresentati da direttanti allo sbaraglio, a me, ripeto, vecchio elettore del centrodestra comincia a imbarazzare. Io sono da elettore storico del centrodestra, è ormai arrivato alla soglia dei 50 anni, ho uno sconcerto, uno stupore per quello che sta accadendo, e dato che penso di essere impazzito, credo che non andrò a votare, perché un elettore del centrodestra, finché è d'accordo e sottoscrivo ogni parola di quello che sta dicendo Bersani in questi giorni, magari ci sta anche, ma che io sottoscriva ogni parola che ha detto Travaglio, credo di essere impazzito, e credo che il centrodestra stia sottovalutando il casino che ha combinato, perché molti, ma molti elettori di centrodestra, di fronte a una roba di questo genere che non sta né in cielo né in terra, come minimo non vanno a votare per paura di votare Di Pietro, perché se vado a votare ho paura che stavolta il voto vada dall'altra parte. Per Giovanni, no, ma non ci andrò mai. Devo dire che quello che sta succedendo, devo dire, il paese è buono. Scusi un attimo, perché... Giovanni, devo dire che il suo sentimento, cioè la sua sensazione è abbastanza condivisa tra gli elettori del centrodestra che ci chiamano, c'è questo sconcerto rispetto a quello che è accaduto, e soprattutto l'idea che ci possa essere una perdita elettorale per quello che è successo. Lei che dice? Ci sarà, perché io non vado a votare e credo di non essere solo, non ci vado perché mentre il paese sta morendo con tutte le difficoltà che ha, in Parlamento si discute del legittimo impedimento, si fa un decreto per riammettere una lista che, se hanno sbagliato, sta fuori. Qual è il problema? Stiano fuori, la prossima volta imparano, non ci mandano uno che non parla neanche italiano a presentare la lista, magari ci riescono la prossima volta. Però le dico, da elettore di centrodestra, mi spiace, ma questa volta non ci vado, perché è inammissibile, e poi non è possibile dare in mano il paese a gente che sempre di più non è capace neanche di andare a presentare una lista. Poi, se passiamo dal fatto che Fini ormai è diventato comunista, cioè si immagini gli elettori di centrodestra che sconcerto hanno. Vabbè, quello è un altro discorso, Giovanni, non è diventato comunista Fini in ogni caso. Magari lo era già da prima, chi lo sa. Anch'io sono un elettore potenzialmente di centrodestra, e sono completamente d'accordo sull'intervento appunto che ha appena terminato, perché se come elettore io do la mia fiducia, voglio sapere a chi do la fiducia, e se devo dare la fiducia a degli incapaci o degli incompetenti, dipende a quale livello, che non sono in grado di presentarsi perché vanno a mangiare o quello che fanno, va bene. Se invece la cosa parte dall'alto, dove non riescono a mettersi d'accordo prima e così via, quindi ancora peggio, voglio sapere con chi, a chi avrei dato il mio voto. E se poi devo vivere la frustrazione che forse avrei dato il mio voto a degli incapaci, forse è meglio che lo sappia prima. Io francamente non ne faccio una questione, cioè su tutta l'operazione lista Lazio, PDL eccetera eccetera, non ne faccio una, da elettore del centrodestra, non ne faccio una questione morale, di opportunità eccetera eccetera, ma santi Dio, un minimo di professionalità, cioè siete lì a fare un lavoro, fatelo. Diciamo da 3 giorni ormai. Ma soprattutto io non, a questo punto non li voterei, perché perché lei tendenzialmente li avrebbe votati. Come? Lei tendenzialmente li avrebbe votati? Io sì, io sempre anche se in Toscana, diciamo. Anche se in Toscana sono una mosca bianca, però però la mancanza di professionalità, però, ma guardi, non le do torto, Barbara, mi metto nei panni di moltissimi elettori del centrodestra che in questi giorni ci hanno chiamato e ci dicono: vabbè, ma so, questi qua sono degli incapaci. Beh, parliamo di un progetto ambizioso, che è quello di portare uno scatolone di liste, non so che, in un ufficio elettorale, e a causa di un panino con la mortadella questo progetto sfuma. È una mancanza di passione, di rispetto verso la base elettorale. Io sono ritengo insomma di essere un elettore riequilibrato, e per il mio come dire, punto di vista ho sempre votato centrodestra, ma questa volta sono in forte imbarazzo, perché non trovo nei miei riferimenti quella passione che dovrebbe essere
subordinata alla parola stessa che si chiama politica. Insomma, qui abbiamo dimenticato la politica, l'interesse comune, e ci stiamo, e i nostri, come dire, eletti si stanno dedicando al, come dire, al potere, al personale, al potere personale, agli interessi personali.